Apertura pratica 9157. Caso Hoffman. 18 settembre 1972. I vincitori del premio Nobel, professor Dan Hoffman e sua moglie, autorità mondiali nel campo della telecinesi e dell'occulto, trovati morti durante la festa del loro 16° anniversario. Ore 21:45. I corpi mutilati scoperti dagli ospiti. 26 settembre 1972. La figlia tredicenne degli Hoffman testimonia sul doppio suicidio. 4 dicembre 1972. La ragazza Hoffman viene internata nella clinica per malattie mentali Camilla a causa di un esaurimento nervoso. Caso Hoffman chiuso. Caso Hoffman riaperto.
10 luglio 1977, casa Hoffman acquistata dai signori Clerc. 22 agosto 1978, morte dei signori Clerc. Causa della morte, accidentale. Caso chiuso. 8 ottobre 1981, caso riaperto. Il dottor Herman Royce acquista la casa. 27 aprile 1982, il dottor Royce viene trovato morto nella piscina. Causa della morte, sconosciuta. Probabile infarto. 5 luglio 1982, trasferimento della proprietà all'unico erede, il nipote James. Firmato. Grazie, Jim. Ora è tutto a posto. Tieni, queste sono le tue chiavi. Ehi, posso andare ad abitarci? Ma certo, quando vuoi. Jerry, aspetta. Che c'è? Hai una faccia? È per il caso Hoffman, capisci? Che c'è? Non lascia la clinica oggi? Certo, però vedi, vorrei parlare con il dottor Melvin perché ho una strana... Tu non credi che ci siano esseri dotati di poteri che riescano a... Secondo me tu passi troppo tempo qui dentro. Su, vieni, entriamo. Sì, mi dica. Ora sto preparando il terozene per la terapia del signor Ratchet. Sì, i documenti per la dimissione, d'accordo. Che fine ha fatto Sherry? È uscita, ma torna subito. Cercala. Jerry, quei documenti per l'uscita, dove sono? Senti, non so più che scusa inventare. Il dottor Melvin vuole dimetterla subito. Jerry! Jerry! Yeah!
Non potevo trovare inserzione più azzeccata. Me l'hanno messa anche in evidenza. Ragazze tra i 18 e i 25 anni, se siete belle e senza legami, sono disposto a dividere con voi la mia villa con 10 camere da letto per $100 al mese. Telefonate a Jim al numero... Già me le immagino, tutte quelle belle pollastrelle seminude intorno alla piscina. Sì, per me questo sarà un vero paradiso dei sensi. Rilassati, respira profondamente, immetti energie dentro di te, concentra la tua mente sull'oggetto che vuoi dominare, concentrati, concentra la tua mente, concentra la tua mente. E adesso chiama a raccolta le tue energie, comanda, comanda. Muovilo con la tua mente. Muoviti. Continua a girare. Fissalo incessantemente. Muovilo con la mente. Concentrati. Concentrati e respira profondamente. Respira profondamente. Respira. Respira profondamente. Respira. Respira! Sì, sì, Giorgio, ecco, arrivo. Vengo un attimo soltanto. Guarda qui. Fai scaturire le tue energie. E aspetta, un secondo. Poteri. Apri. Vengo. E dammi tempo. Ti decidi? Eccomi, un secondo e sono da te. Ah. Entra, accomodati, Gio. Ah, c'è qualche gallinella, eh? No. No, eh? Beh, senti, io sono appena arrivato dal club e se tu vuoi avrei... Ehi, mi stai a sentire? Ti stavo dicendo che mi sono visto con Golfar, che mi ha dato quegli schemi che... Ma come ti sei conciato? Sembra che ti abbiano aggredito. È una nuova moda? Certo, ah. È la moda punk. Già. Se ti piace. Senti, tu dovresti dare un'occhiata. Ma qui si beve? Serviti, sì. Ah, grazie. Dove sei finito? Sei qua. Ma che roba è? Succo di mele. Oh, mio Dio, ma mi vuoi avvelenare? Senti, qui ci sono gli schemi di Golfar. Controllali, voglio quel contratto. Joe, fra un'ora ti chiamo da Milwaukee, chiaro? Tu devi farmi una relazione Joe, completa. Io devo uscire. Idiota. Ehi, ragazze, mi date una mano?
Salve, carissima! Oh, allora ci siete! Benvenuta nel nostro regno. Come stai? Bene, grazie. Ti sei portata dietro l'appartamento? Prendi il beauty case, per favore. Ah, ok, agli ordini. Grazie. Benvenuta, sono Gloria. Grazie, mi chiamo Vittoria. Dai una mano a Susie, per favore. Certamente. Che altro posso prendere? Prendi questa, che è leggera. Ok. Io prendo questa. Oh, che ho combinato, scusami. Dammela. Fa vedere. Che cos'è questo? Tuo abito di scena? No, lo mette per fare le pulizie domestiche. Tu vuoi sedurre il nostro proprietario, non negare. Prendi questa. D'accordo. Grazie. Salve. Salve. Vieni ad abitare qui? Già, mi chiamo Sandy. Io Vittoria, tra un po' torno e ti aiuto, ok? Ok. Sono Suling. Io Terry. Dallo a me. Grazie. Attenta. Ecco. Ciao, sono Cindy. Io sono Terry. Gloria! Sandy! Come stai? Sono contenta di vederti qui. Grazie, cara. Sono grata a mio fratello di avermi indicato questo posto. Jim, per favore, vieni a dare una mano a Terry a portare dentro questo scatolone. Ma che ci hai messo? Dischi e libri. Ti piace, Jim? Non male. Perché usi queste schifezze? Non sono schifezze. Vediamo sulle mie, ok? Ok. Che qualcuno apra la porta, per favore. Io ho lo smalto fresco. Ci vado io. Grazie. Se vorremmo fare un ultimo tentativo per salvare il genere umano. E speriamo di essere ancora in tempo per salvare il salvaggio. Mi spegni quella TV. Salve. Salve. Mi chiamo Debbie, io... Ho letto la vostra inserzione sul giornale. Scusatemi se vi disturbo a quest'ora. Vede, credo che le stanze siano già tutte affittate, ma sentiamo il padrone, scusa. Vieni. Questa è Debbie, è venuta per la solita inserzione sul giornale. Lei è Cindy, Sandy. Salve. Ciao. E Jim, il padrone di casa. Ciao, Jim. Ciao. Di quando è il giornale? È di qualche giorno fa, forse non ci sono più stanze. Mi dispiace. Non c'è neanche una mansarda, una soffitta o qualcosa del genere. E certo, Jim. E c'è la stanza dei bambini. Quella che usiamo come ripostiglio. Sembra uno sgabuzzino, ma come ti viene in mente? Per me può andare, se siete d'accordo. Sei dura, eh? Su, vieni. Hai fatto un affare? Già. Ma sai, chi tardi arriva male alloggia. Dipende. Salve. Ciao. Chi vince? Io, ma adesso con quel cantaccio iellatore. Mia madre me l'ha dato come portafortuna. È grazioso. Ma come si chiama? Zucchino. Zucchino. Ma guarda che musetto, è delizioso. Odio la verdura. Come ti ci trovi, Debbie? Io mi so adattare. Vabbè. Oh, credo che sia sul forno, Pam. Dammi una carta, Debbie. Ciao, Vittoria. Salve. Ciao, dolcezze. Salve. Ehi, sapete, ho l'impressione che Pam ce l'abbia con perché voi. Lei si crede chissà chi, quindi noi la ignoriamo. Magari per lei siete voi a darvi delle ali. Ti avevo avvertito, niente animali in casa. Mi dispiace. Che c'è? Su, aiutatemi! Apri! Oddio mio! Oddio mio, qualcuno faccia...
Che stai facendo? Niente. Pam, come sta? Si sente meglio? Sembra che non sia grave. Riesce a muovere tutte quante le dita. Gloria l'ha appena accompagnata al pronto soccorso. Senti, in quanto al tuo amico, ti do 2 giorni di tempo per sbarazzartene, siamo intesi? A più tardi. Ma dico, guarda in che condizioni. Che c'è, Cindy? In casa mia, se una cameriera avesse lasciato un simile disordine, l'avrebbero licenziata su 2 piedi. Già, immagino. Ciao, Sandy. Oh, vuoi fare concorrenza a Bo Derek? Ma che ti è successo? Oh, mi è apparso all'improvviso quello scemo del giardiniere e sono caduta in acqua. Quello è un tipo strano, ha un'aria sinistra. Non mi piace. Ehi, Jim, ce l'hai già spiegato che il giardiniere l'ha ereditato insieme alla casa. Ma pensi che ci sia da fidarsi? Non preoccupatevi, non farebbe male nemmeno a una mosca. A una mosca no, a noi può darsi. Quello ha salvato mio zio nel Vietnam. E non capisco perché ce l'avete con lui. Guarda come l'ha ridotta. Secondo me quello mi voleva aggredire. Beh, lo posso capire. Vedi, è un tipo particolare. Ha sempre vissuto da solo, però è innocuo. Ehi, ma quanto ne hai messo? È come avere nel giardino un gatto, direi. Io direi un coccodrillo. Scusatemi, ma senti. Ehi! Forse lui voleva solo parlare. Sandy, tu devi essere il giardiniere, ma tu non esci mai? Non ho tempo io. Sei stato in Vietnam?
Sì, primo reparto. Ero a Guam. Anche mio fratello c'è stato, ma lui purtroppo c'è morto. Oh. Senti, che hai? Aspetta che Perché tu vieni sempre a scavare qui? Non scavo, mi prendo soltanto cura dei miei fiori. Non volevo farti del male, tesoro. Oh, Cindy, perché sei fuggita? Mi affiderò di nuovo a quell'Harris per ritrovarla. L'ultima volta mi ha fatto un buon lavoro. Siete messi a fare anche le geishe adesso? Dice che lo aiuta a concentrarsi. Sai, lui ha dei poteri. Dove? Negli slip? Oh. Spiritosa. Sono poteri mentali. Dice che riesce a far muovere gli oggetti. Beh, staremo a vedere. Ehi, sentite. Cosa? Che c'è? Cosa ne direste di organizzare un party per sabato sera? Oh, ma certo! Che idea! È un'idea fantastica. Certo, sono chiaro. Ehi, Vittorio. Potremmo far suonare il tuo complesso e potresti invitare anche il tuo agente. Certo, hai ragione. Io però ho l'impressione che i ragazzi ne saranno molto entusiasti. Benissimo, ti aspetti a casa. Ricordo, allora vado subito. Non vedo l'ora. Ho un'altra splendida idea. Venite a sbollire l'eccitazione in acqua con me. Avanti, gay, avanti. Massaggiatemi. Sorpresa! Oh, ma che ti prende? Devo vedere il film. Oh. Ho intenzione di farti fare l'attore in uno molto più divertente. Ok, accetto la parte. Vedrai che talento! Christopher!
Christopher! Ciao, Vittoria! Ciao! Ehi, è stupendo! Grazie, l'ho terminato la settimana scorsa. Sai che oggi sono riuscito a farlo andare fino a 200 miglia orarie. Ma scherzi! Senti, vuoi provarlo? Grazie, ma preferisco crederti sulla parola. Come mai qui? Vedi, Jim, il mio padrone, vuole organizzare una festa per sabato sera e vorrebbe che suonassimo. Ci potrebbe anche essere della gente importante. Che ne pensi? Niente male, ma ci saranno delle ragazze, vero? Tante, tante. Bene. Allora, senti, riunisci la banda e arrivate di venerdì con gli strumenti per poter provare. Così almeno vedrai la mia nuova casa. Ok, ci vediamo venerdì. Allora siamo d'accordo, bene. Christopher? Sì? Sei certo di averlo costruito bene? Sì, perché? Ecco, ci terrei tanto a vederti venerdì. Fammi il piacere. A venerdì. Beh, allora, mi portate? Sì, sì. Andiamo. Ma che tipo di passaggio vuoi? Di levati dai piedi, via! Ma che disgraziato! Maledette puttane! Stronzo. Ehi, mi sa dire? Sì? Quanto dista Malibu? Beh, ecco, direi che è una bella passeggiata, amico mio. 25 miglia quasi. Potrei usare il suo telefono per chiamare una persona che aspetta mie notizie? Certo, venga. È un maschio. Lo vedo, ma che cosa ci fa qui? Oh, ehi, carino! Ciao. Senti un pochino. Ma che... Non sai che qui è riservato alle signore? Mi dispiace, sai. Ehi! Voilà! Vuoi il bagno schiuma? Datti una rinfrescatina! Ma siete matte! Perché non ti piace fare il bagno? Ti stavi disidratando, caro? Dovresti essercene grato. Chi sei, tesorino? Mi chiamo Harris. E che ci fai qui, Harris? Ho avuto un problema e sono venuto qui per telefonare. Ma t'hai rimpiazzato al sole. Richard? Sì, che c'è? Trovata. Hai la penna? Certo. 2501 Mololand. Spedisci l'assegno per posta. Beh, devo andare. Ti raffreddi. Sei tutto bagnato. Adesso ti aiuto ad asciugarti, se me lo permetti. Come no? Mi hanno cercata? No. No, ok. Dimmi, presti l'auto. Certo, va piano. Grazie. Accidenti. Ah!
Pronto? Ehi, Tommy Lee, come stai? Un messaggio? No, non ho avuto messaggi. Pam. Ah, era per uno spot. Lei? Sono stata fuori circa un'ora. Non mi ha detto niente, per di più, appena io sono arrivata, si è presa anche la mia macchina. Così si è offerta a lei di venire. Capisco. E non si è vista. Beh, mi dispiace, ma non ci posso fare niente. Non ho trovato messaggi. Lei non me ne ha fatto sapere niente, si è presa anche la mia macchina. Mi dispiace, non succederà più. Mai più. Già. Ok, scusami. Ciao. Puttana. Dai, Joe, ce la fai. Accidenti. Su. È incredibile quello che mi succede. È assurdo. Guarda qua. L'hai visto Golfar? Ah, no. Ah, certo, ho parlato con Golfar l'altro giorno e mi ha... È d'accordo? Sì, d'accordo. Però forse prima è meglio dare un'occhiata a quelle carte. Come si chiamano? Stampati. Stampati, esatto. Sappi che li ho già controllati io. Ah, davvero? È tutto a posto. Sai, te ne sono veramente grato. Credi, ti voglio pagare. 2 whisky. Io propongo un brindisi. Oh, sì. Bene, brindisi. Agli uomini. Ai nostri amici. Ah. Ah. Per l'assunzione di una donna per le pulizie. Oh, giusto. Magari. Ai miei amanti. Ah, non dimentichiamoci di Jim. Un brindisi certo. Anche per lui. Sì, certo. Leviamo un altro calice. A proposito, com'è... che non è ancora sceso per la cena. Un altro si sta facendo il solito bagno di 2 ore con la vasca colma fino al bordo. Ci consuma tutta l'acqua calda. Si starà ascoltando quei suoi strani nastri. Strani? Già. Mai sentiti. E perché strani? Sono forse di quelli con incise le voci dei morti. No, questi parlano di controllo mentale, almeno da quello che ho sentito io. Controllo mentale? Già. Sono sicura. Ciao. Ciao, divina sexy. Creatura. Come è sei andata bene con il produttore? Ah, oh, che giornata. Mi sento a pezzi. Dovevo mettere le scarpe sportive. Grazie. Non ho fatto altro che correre intorno al divano. Va bene, prendiamo al divano. Sì, senti, sei capitata giusto a proposito. Mi è venuta in mente una grossa idea e tu la devi realizzare. Non sto in piedi. Mi sento così... Avanti, dolcezza, non fare tante storie. Adesso ci dai una dimostrazione pratica delle tue qualità di attrice. Siedi e ascolta. Tenete le orecchie bene spalancate, Certo. E Jimmy, ascolta degli strani nastri. Noi vogliamo sapere di che si tratta, ragione per cui ti introduci con una scusa dentro la sua stanza, lo distrai e ne prendi uno. Tu vai lì e gli dici che c'è un discografico che ha chiesto il tuo nuovo videotape per un eventuale contratto e tu gradiresti un suo parere. Il parere di un esperto di videotape. Però, geniale! Già, non questo, dammi là. Non questo? Già, e quale? La cassetta. Ok, ok. Cioè, una di queste qui? Sì. Tieni, questa dovrebbe andare bene. Va bene, vado. È chiaro? Indossa qualcos'altro. Già, sto bene così. Che sia più d'effetto. Tieni, prova questo. Ah, sì, quello è molto più sexy. Oh, con questi, altro che corsa attorno al divano. No, vi prego, non con quello. Oh, è proprio l'ideale. Ehi, siete quel resto? È pollastrella? Vedi ragnellino, visto che mi mandate nella tana del lupo. Oh, che spirito. È per questo che mandate me dal gallo. T'assicuro che appena ti vede... Oh, sì, che fa? Si metterà a razzolare. Quando si vuole qualche cosa, la si ottiene sempre. Non ti dimenticare il nastro. Oh, che bella. Sei una visione. Magnifica. Appena ti vede ti cadrà i piedi, credimi. E ne approfitti per prendere il nastro. Non prenderò solo il nastro vestita così. Ah, già, è l'impressione che abbiamo anche noi. Sei incredibilmente sensuale. Ah, dov'è la cassetta? Eccola, tieni. Puoi andare. Porta a termine la tua missione. Porta. Poteri segreti della piramide. Concentrazione di forze diversamente incontrollabili.
Chi è? Io, Jim. Io chi? Salve. Ciao, Vittoria. Come mai qui? Che c'è? Vedi, non riuscivo a dormire. E allora sono venuta qui. Perché non provi a farti un bagno? T'aiuta a rilassarti. Credi? Te lo puoi fare anche qui. Che cos'è quell'affare sul tuo letto? È una griglia piramidale. E che cos'è, un ornamento? Non direi. Mi serve ad attirare le energie cosmiche per poter conoscere i segreti dell'universo e della tua stessa origine. Ma a che cosa ti serve? Guarda. Tu l'hai mosso tu il sapone? Certo, non l'hai visto. Non è possibile, ci sono dei fili. Quali fili? Vuoi dire che è la tua mente che l'ha fatto muovere? Sì, gli ho ordinato mentalmente di muoversi. Non dire stupidaggini. Questo lo fanno solo quei guru che se ne stanno là, abbarbicati sopra le montagne. Ma lo può fare chiunque, è facile. Tu non devi fare altro che fissare, imprimere l'oggetto nella tua mente. Fantastico. Concentrarti intensamente su quell'oggetto e comandargli con la mente di muoversi. E quello si muove. È molto semplice, è quasi come far schioccare le dita. E potrei farlo anch'io? Certo. Niente da fare. Ehi, Roma non è stata fatta in un giorno, lo sai? Insisti. E ci riuscirò? Uh-huh. Ma a me non danno retta. Meglio che provi a dormire. Ci vediamo domani. Ehi, dove vai? Rilassati e sogni d'oro. E tu dove vai? No! Dici. Ah, lui faceva il bagno. Oh, davvero? E quando ti ha vista? Che cosa ha fatto? Mi ha buttata nella vasca. Oh, che maniera! E poi cosa è successo? Niente. Lui se n'è andato, ecco. Come se n'è andato? Che strano. È un tipo strano. Non gli interessano le donne. Perché è portato per le cose metafisiche. Beh, io non so più ci darà dei chiarimenti. Ma sentiamo. Lo trovo attraente e interessante, però lui non ha le esigenze degli altri uomini. Spero che i pittori non ci mettano troppo a dipingere la mia stanza. Odio dover dormire in salotto. Salve, che volete? Polizia. Lascia stare, non serve. Lei come si chiama? Cinzia Carlton. Senti, calmati.
Jim è in casa? Sì, certo. Jim! Vengo! Senti un po', chi è quella brunetta che mi ha aperto? Ah, lei è Cindy. Cinzia Carlton, è a pensione. Veramente? Certo. E così adesso fai l'affittacamere? È un lavoro come un altro. Non ti vedo dai tempi dell'università, giochi sempre? Beh, sì, una partita ogni tanto. Ah, sei in forma, eh? Sì, grazie. Ti piace la casa? È bella, splendida direi, ma vedi, ha un non so che di inquietante. Inquietante? Facevi morire. Che c'è? Non ti è piaciuto lo scherzo? No. Sei completamente pazza. Ma cosa c'è? Credo che abbia fatto un brutto sogno. Che c'è? Hai avuto un incubo? E così? È questo il tuo posto segreto? Sì, sai, mia madre mi ci portava spesso. Jim? Sì? Parlami un po' di quei tuoi poteri. Ok. Oh, a proposito dell'incubo che hai avuto stanotte in salotto, perché non torni in camera tua? I pittori tornano venerdì. No, non mi dire che non hanno ancora finito. Purtroppo. Cindy! Che cosa ci fai qui? Stavo per chiederti la stessa cosa. Io ci abito. Questo lo so.
Anche loro vivono qui. È chiaro. Ehi, Cindy, chi è quel fusto? Presentacelo. Beh, ragazze, questo è Richard. Salve. Ciao, ragazze. Che cos'è, un aereo? Ma che dici? Questa è una di quelle case... Casi. Senti, Richard, mi fa piacere vederti. Andiamo un po' dentro a parlare, vuoi? Devono avere qualche problema, eh? Sicuro. Ehi, che cosa c'è di buono questa sera per cena? Cincio pie! E che cos'è? Topi bolliti? Un fritto di pelle. Arrosto di serpente sonaglia. Che ci fa quest'arma qui? Per difenderci. Si deve essere previdenti. E tu? Che ci fai in questo accampamento? Ma quale accampamento? Anzi, comune, per meglio dire. È un po' come vivere in collegio. Agli uomini non è permesso salire al piano di sopra. Questo però non vale per il vostro caro Jim. Fai la guerra, eh? Resisti più. Vieni via con me. Non ora. Quando ti ho chiesto di sposarmi, mi hai detto che avevi bisogno di un paio di settimane per riflettere. Le due settimane sono passate. Voglio che tu venga via da qui. Che mi sposi o meno. Oh, ti prego, dammi ancora un po' di tempo. Salute. Sentiamo. Che te ne pare? È buono? Molto. Squisito. Oh, hai un corpo eccezionalmente sensuale. Ti servo io, Maledizione. Ok. Ti prego, scusami. Di niente. Tieni. So che mi succede. Sei solo sbadata, nient'altro. Stai più attenta. Che strano. È incredibile, è come se... se i miei gesti fossero guidati da qualcosa. Che è successo? Ho sentito uno sparo. Non lo so.
Giocavi con quella? No. Io dormivo. Rilassati, ti prego, sta calma. Non è niente. Su, stai tranquilla. Lo vedi, non è niente. Avanti, rilassati, su. Sarà meglio uscire. Guarda che cosa meravigliosa è il mare. Rilassati, lasciati trasportare dalla sua melodia. È un canto d'amore, ascoltalo. Il mare è un'espressione divina e anche l'amore lo è. Lasciati andare. L'amore è vita, è calore, è felicità. Abbandonati. Ma che ti prendi? Che ci fai qua? Cindy, ma... Cindy, dove sei? Cindy! Buongiorno. Oh, accidenti. Buongiorno. Oh, ma come fai tu ad essere così sveglio la mattina all'alba? Me lo spieghi? Ah, è sveglio secondo te? E tu che fai già in piedi? Che nottataccia, non sono riuscita a chiudere occhio e mi scoppia la testa. A chi lo dici? Ho bisogno di un caffè, me lo dai, Terry? Ehi, ma che cos'hai? Oh. Grazie. Oh, è per il colloquio di assunzione, vero? Oh, che ti hanno fatto, piccolino? Devo andare. Dillo alla tua mamma. Bocca al lupo, Terry. Grazie. Mi hanno fatto perdere la concentrazione. Come è potuto accadere? Neanche tu sei riuscita a dormire? Già. Oh.
Ehi, nessuno ha visto Cindy? Non ha dormito nel suo letto questa notte. Leggi. Su. Ho portato Cindy a casa con me. Ritornerò per prendere il suo bagaglio. Richard. Ma che strano, non ci ha nemmeno salutate. Che? Ma Richard era molto arrabbiato e forse non le ha permesso di venire. Dici? Di un po', Vittoria, ma quando arriveranno i tuoi ragazzi? Gli orchestrali? Già. Beh, saranno qui tra un'oretta. Non vedo l'ora. Io adoro i musicisti, davvero. E tu li manderai in tilt. Non ho speranze. Ah, tu sei distrutto. Ti preparo una nutriente colazione. Ok. Siedi. Quanta premura, sei davvero dolce. No, non sono affatto dolce. E so tirare fuori le unghie se serve. Salve! Ehi, ragazze, sono arrivate! Ciao Vittoria! Ciao! 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 Finalmente! Ehi! Dai, venite! Vi presento! Ciao! Ciao, io sono Sergio! Ciao, Bella! Ciao! A me non mi saluti, bravo! Ciao ragazzi, ciao, come va? Stai? È semplicemente stupenda! Sì, come siete fortunata, ragazzi? Dovete fare il bagno, tu! State bene, eh? Ehi, dove vai? Aspetta. DJ, vieni qui, sdraiamoci. Ah, sei fermo, ho detto, no? No, dai, non fai. Sì. E tu dove fai? Sì. Fred, vieni un po' qui. Sì. Ah, ma che aspetti? Togliti i calzoni. Dai, su, spogliamoci. Oh, ma questa che fa? Ehi, ma cosa fate? Oh. Sì, sì, no, dai, no, dai. No, aspetta, dai, dai. Dai. Ti vuol farsi arrivo anch'io! Venga qua. Eccomi! Io me dai, dai, venite in acqua! No, queste sono tre ninfomani, guarda, io vado via. Ah, ma queste sono maleghe sessuali! Dai. Dai, dai, venite! Dai, mi fai male! Ma sì, fagli male! Cosa c'è? Mi sono tagliata con la mela. No, con il coltello. Non lo so. Non è grave. Mettici sopra questo e stringi forte la mano. Ragazzi, perché non ve ne andate fuori? Così io faccio un po' di pulizie. Su, andate a comprare le pizze. Subito, svelte prima che ci ripensi e non pulisca più. E allora andiamo, va. Ciao, cara. Ciao, ma sbrigatevi, faccio in un attimo. Thank you.
Che succede? Che diavolo? Ma che cos'hai? Calma, su. Senti, parla. Adesso calmati, guarda. Su, c'è la pizza. È ottima. Ma che cos'hai? Ci prende in giro. Qualcuno che mi voleva aggredire. Ma qui non ma c'è proprio. Cosa dici? Su. Che diavolo fai? Pulisci il frigorifero? Certo. Hai dei metodi originali. È ottima la maschera allo yogurt. Non l'avevo mai sentita. Oh, la fanno tutti. Senti, ti serve una doccia. Ci posso andare anche da sola. Ti farà molto meglio della maschera. Eccoti alla meta. Si comincia. Vai lì fuori, su, entra. Oh, non così, mi bagno, sei matta? Credevi che ti avrei lasciato l'asciugo? Già, sì. Ma hai ancora le scarpe? Adesso le tolgo. Vieni. Ma no, ma che fai? Bisogna toglierlo, sennò come ti lavo? Ecco qua. Hai visto che ti dà fastidio, eh? È chiaro, no? Ma è divertente? Sì, dovresti provarlo. Dove l'hai trovato? L'ho preso alla libreria, dopo aver sentito i tuoi nastri. E visto che riuscivi a far muovere il sapone senza toccarlo, mi è venuta voglia di saperne di più. È quasi una febbre. Ah. Deve essere interessante. Ma chi è l'autore? Fai vedere. Ah, Hoffman. Lui era un vero esperto in telecinesi. Aveva grossi poteri. Ha scritto molti libri. Buoni? Uh-huh. Li ho letti. Cos'è questo? Con tutto il mio affetto alla mia carissima figlia Di. Ah. La vorrei proprio conoscere. Forse ha anche lei questi poteri. Con un padre del genere. Piacerebbe anche a te, eh?
La tua canzone mi piace moltissimo. Sì, peccato che non piaccia ai discografici. Ah, vuoi scherzare? No, no. Che hai preso? Delle delizie da leccarsi i baffi. Oh. Che vedo, dolci. Ehi, che cos'è questo profumino? Vediamo. Crepe? Crepe. Oh, e che cos'altro abbiamo qui? Queste sono tutte delle mie creazioni. Oh. Questa è alla crema di banane. Mm. Alla marmellata di mele. Ottimo. Alla crema di fragole. La mia preferita. Questa è alla... Sherry! Che delizia! Perché non ti piace? La mia preferita. Ma fosse almeno quella allo sherry. Oh, ecco, ti accontentata. Questa è quella allo sherry. È entrata. Non male, è buona. Assaggia, tieni, assaggia. Sei brava nel fare i dolci. Sì, ma è ancora più brava a mangiarli. Hai visto che razza di casino hanno combinato quei tre in cucina? I villani si fanno riconoscere in ogni occasione. Ah, un regalo. Sì, è di Jim. Ma credo che lo abbia comprato per te. Che cos'è? Bastardo! Vittoria! 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 Ehi! Aspetta! Vittoria! 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 Ehi, senti! Vittoria! Senti, si può sapere perché ce l'hai tanto con me? Guarda! Oh, che crudeltà! Chi può averlo fatto? Signore e signori, un momento di attenzione. Vi prego di controllare, non c'è trucco e non c'è inganno, ma soltanto una forza superiore che può tutto. La prego. Controlli pure gli anelli e si renderà conto che sono dei perfetti cerchi di acciaio senza aperture e senza trucchi. E questo qui è un'apertura. Lo mostri agli altri. Dov'è? Qua no. Questa deliziosa signorina dei piccoli problemi di vista. Ehi, comunque, è arrivato uno con una Ferrari rossa. Deve essere il mio agente.
Si può? Oh, ciao, Tommy. Salve, Vittoria. Come stai, tesoro? Sono contenta che sei venuta. Non dirmi che vivi in questa reggia. Infatti è davvero qui. Stupenda. Questa è Debbie. Salve. Ciao. Attenzione. Uno, due, tre. Voilà. Tu canti, reciti. Posso fare tutto quello che vuoi. Sai, credo proprio di aver trovato la mia star ideale. Senti, vieni a bere qualcosa con me. Beh, con te dovunque. Ok. Non vi perdete. Ok. Non sparire, Chiara. Ah, non è possibile, sono chiusi. Ma se sono entrati devono pure uscire. Non vuole proprio arrendersi. Lasci almeno che le dia una mano. Jim? Salve, sei qui salve. Per la festa? No, è una sorpresa. Sì, lo sapevo che c'è una festa. Ma sono venuto per ben altro. Devo dargli una cosa che lo farà felice. Salve, Joe. Ehi, Jim. Sei venuto a bere? No, guarda che cosa ho. Indovina che cosa è questo. Il contratto. Giusto, bene. L'ha firmato proprio oggi, eh? Bene. Ma non credo di... Neanche a me. Lei è Vittoria e lui è il mio caro piacere. Amico e socio Joe Wintrop. È veramente incantevole. E lei complimenti. Vuoi bere, Joe? Dai, che non resisti. Beh, un sorso. Anche due di sorsi. Tanto per gradire. Ora capisco perché non bevi, hai di meglio da fare, eh? Cindy? Io sono Sandy. Tu sei Cindy, non lo negare, io ti riconosco. Salve, la festa è appena iniziata. Mi dispiace molto rovinarvi la festa, ma sono qui in veste ufficiale. Che è successo? Beh, chiama Jim, per favore, è urgente. Ok. Dai, che ti addormenti. Ehi, questa è già partita. Ciao, come va? Non molto bene. Di un po', quando hai visto per l'ultima volta quella brunetta e quella Cinzia Carton? Oh, ieri, sulla spiaggia, perché? E non l'hai più vista da allora? No. Ebbene, l'abbiamo ritrovata noi, morta, 2 ore fa, sulla spiaggia. Cindy? Vi divertite? Morta. A me ha lasciato un biglietto il fidanzato dicendo che la portava via perché non voleva che stesse qui. Se vuoi, te lo vado a prendere. Dì, ma perché non vi andate a divertire da un'altra parte? Scusami se mi sono permessa di disturbare. Comunque, io sto dove mi pare. Ti piace? Sì, è stupendo. Bene, questo me lo porto alla centrale, ma voglio informarti che ho fatto delle ricerche riguardo questa casa e ho scoperto cose interessanti. Devi sapere che circa 10 anni fa i signori Hoffman furono uccisi durante un party. E anche tuo zio trovò la morte in questa casa. E adesso, Cindy. Se fossi in te me ne andrei. Un attimo di attenzione, per favore. Io vi vorrei presentare... i Fertile Tree. Più forte! Ragazzi, metteteci un po' più di entusiasmo. Urlate la vostra ammirazione. Non ve l'aspettavate, vero? Ma non è tutto. Insieme a loro potrete ascoltare la voce aggressiva e sensuale della mia superstar, Vittoria, nella sua nuova incisione. Eccola, la nostra Vittoria! In questo nostro LP lei ci ha messo la voce e io i soldi. Si comincia!
See it through. Stop being so strange. When you finally come home, you're driving me crazy. When I'm cold as a stone, it's time that you face it for me. Cosa ci fai qua tutto solo, Quando hai visto per l'ultima volta Cindy? Cindy? Sì. Oh, salve, carino! Oh, scusami, ma voi due siete a becco asciutto. Adesso vi porto subito qualche cosa che ve lo bagni, eh? Sì, portalo, grazie. Quando è stata l'ultima volta? Oh, beh, Cindy, è stato mentre andava alla spiaggia. Quando? Ma è stato un paio di giorni fa. Però io vorrei sapere il giorno esatto. Venerdì? Sabato? Oh, scusami, mi sono ricordata una cosa. No. No! 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 Vuoi scusarmi? Di un po', ce l'hai con me? Certo. Tommy, andiamo da un'altra parte. Lui rimane qui con me invece, mia cara. Mi sono spiegata? E se non ti togli subito dai piedi, ti do un pugno in bocca che ti fa saltare tutti i denti. Ehi, ragazze, va tutto bene? No, ah. Non va bene affatto. Vai, no, su. No, non vado è da nessuna finito parte. Da bere. Non ho sete. Senti, questa è una festa, non voglio scenate. Fate la pace, avanti. Pam, va a prendere da bere, su. Ti voglio su, tanto Pam, bene. Vai. Ma che diavolo fai? Ma che cos'è? Un cane? No, è solo un ubriaco. Ah, va via! Ehi, e vattene! No, lasciatelo stare! Non mi ricordo più che cos'è che dovevo portare fuori. Prendo a caso. Assicuro che non c'è niente di meglio di un po' di birra e un po' di coca, credimi. Dai, mettiti seduta qui. Avanti, benissimo. Ero sicura che ti avrei trovato qui dentro. Hai intuito, tesoro, eh? Senti, perché non ti togli questo affare, eh?
Oh, Jim! Jim! Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio. Ghiaccio. Ma che cos'è? Ehi, non restare troppo lì dentro, potresti anche soffocare. Ma perché? Oh mio Dio, questa casa. Weston ha ragione. Papi, dimmi che mi ami moltissimo e che non ritornerai mai più da lei. Di un po', ti riferisci forse a mia moglie? Se è così, allora non è neanche il caso di parlarne, credimi. No, no, no. 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 Tu non devi più ritornare da mia madre. No, tu devi dare tutto il tuo amore solamente a me. Mi hai capito? Tu devi restare qui, accanto a me, per sempre. Allora, tu continui ancora ad amare lei? Comunque io mi sono già occupata di mia madre. Senti, se non vuoi darmi il tuo cuore spontaneamente, allora vuol dire che cercherò di prenderlo direttamente. E ti assicuro che nessun altro dopo di me riuscirà ad averlo. Se avessi amato me, anziché mia madre, sarebbe stato tutto molto diverso. Ti ricordi dell'ultimo party? Quando la mamma venne di sopra ed ebbe la sorpresa di trovarci insieme abbracciati nel letto, ti ricordi? Ebbene, mi sono occupata io di sistemare le cose con lei e invece di ringraziarmi ti sei arrabbiato con me e mi hai picchiata! È stato un grosso errore, papà, perché io ho il potere! Lo vedi, papà? Io ho un enorme potere! Sì, papà! Oh mio Dio! Sì. Di. Deborah. Deborah Hoffman. Tu sei Deborah Hoffman, Debbie. Sì, certo. E tu devi sparire per sempre. Questa è la mia casa! Deborah! Inginocchiati! Concentrati! Dobbiamo respingerla! No! No! Concentrati! Concentra tutte le tue forze! Concentrati! Aiuto! Fissala! Non abbandonarti! Thank you.
Pratica 9157. Caso Hoffman riaperto. 18 ottobre 1982. Casa Hoffman devastata da un incendio di origine ignota. James Royce attualmente collabora in sistemi di analisi digitali per programmi spaziali. Scheda R7455. Victoria Selling, cantante rock della RCA, attualmente in tournée mondiale. Scheda R7456. Deborah Hoffman, maniaca omicida, dotata di poteri telecinetici, estremamente pericolosa. Autorità sconcertate per la sparizione del suo corpo. 8 gennaio 1983. I resti della ex proprietà Hoffman vengono acquistati da Angela Hart. Caso Hoffman chiuso.